Tutto il campionato da giocarsi nel corso degli ultimi 90 minuti di gioco. Questo è il tema dominante dello scontro tra Tolentino e Roma City. Non solo l'esito finale dell'incontro è sub giudice della salvezza cremisi, per ottenere l'obiettivo bisogna sperare in una combinazione favorevole di alcuni risultati da parte delle altre squadre inguaiate nella zona salvezza. Cremisi e laziali si affrontano della vittoria con lo stesso schema tattico 4-3-3 in casa del Tolentino, rientro dal primo minuto di Rozzi e Pallecchi, indisponibili invece per squalifica Lattanzi. In avanti mister Zannini si affida al trio Vitiello, Tizzi e Pallecchi, supportato a centrocampo da Papaserio, Rozzi e Gori. Sul versante ospite invece l'ex giocatore della Roma e del Torino, Statuto, schiera in avanti Perroni, Raffini e Matteucci. Sono subito gli ospiti a spingere, a cercare la via della rete. Al sesto minuto, cross dalla sinistra per Raffini, la cui conclusione risulta comunque essere debole. Un minuto più tardi, il tentativo di Mancino viene deviato in angolo dal capitano Cremisi Gagliardini. Al decimo, il terzo affondo ospite con cross di Frulla, inzuccata di Raffini, palla al lato. Per vedere il primo affondo dai padroni di casa, bisogna attendere al 14esimo con lo scambio Vitello-Papaserio. L'estremo ospite Opara mette in angolo. Un minuto prima del 20esimo, l'occasione più ghiotta per i padroni di casa per sbloccare il risultato. Vitiello viene ben servito e lanciato dentro l'area della squadra del Roma City. Il pallone va a stamparsi sull'esterno della rete, dando l'illusione ottica della rete. Al 26esimo, ripartenza ospite, scambio veloce tra Raffini e Mancino, pallone ancora una volta sopra il montanto. La prima frazione si chiude con il tentativo di Di Biagio, bravo e lesto a sfondare sul settore sinistro. L'under Cremisi viene fermato irregolarmente qualche centimetro fuori dall'area di rigore. Sul punto di battuta Vitiello nulla di fatto. Prima frazione che si chiude sullo 0-0, stessi effettivi in campo per la ripresa e dopo 4 minuti Tizzi ci prova arpionando fuori aria il pallone da bipiedi dell'avversario, il pallone però di un nulla finisce al lato. Al 12esimo Frulla va alla ricerca di Raffini che però manca l'attimo propizio per la deviazione a rete. L'azione continua con la conclusione deviata in angolo dal reparto difensivo Cremisi. L'incontro scorre via senza sussulti particolari. Al 37esimo fallo su Raffini, calcio piazzato ospite, Cabella indirizza verso lo specchio della porta, Gagliardini trova il guizio per deviare in angolo. Al 42esimo il risultato cambia, dalla sinistra Vitello mette al centro, tocco di un avanti Cremisi per Tizzi che ben posizionato supera Opara e porta in vantaggio la formazione del Tolentino. Trascorrono i minuti, la gara si chiude con la terza vittoria consecutiva dei Cremisi, i giocatori rimangono in campo in attesa degli altri finali. La brutta notizia arriva con la rete del successo del Monte Giorgio sulla Vigor Senigallia. In virtù della classifica Vulsa, il Tolentino chiude il campionato all'ultimo posto e retrocede direttamente in eccellenza. Nonostante l'impegno e la volontà profuse nelle ultime settimane, l'obiettivo non è stato raggiunto. Le cause ovviamente della debacle Cremisi sono imputate in primis alla società tutta del Tolentino per le sciagurate scelte fatte in estate in sede di scelte tecniche, cambio contemporaneo del direttore sportivo e dell'allenatore e successivamente perseverate in serie di campagne e rafforzamento nel mercato di riparazione di dicembre. Allora, capitano, ce l'avete messa tutta fino all'ultimo istante, tanta buona volontà, peccato quel risultato del Monte Giorgio al 94esimo che ha cambiato tutto lo scenario. Sì, peccato perché avevamo assaporato un po' il sapore dell'impresa, no? Le ultime tre partite, tre vittorie, poi è arrivata questa doccia fredda che brucia. Secondo me c'è da essere orgogliosi per quello che abbiamo fatto sicuramente nelle ultime tre partite. E sicuramente quando si retrocede di errori nell'arco di una stagione ne sono stati fatti tanti da tutti i ruoli, diciamo, no? Però ecco, sicuramente le ultime tre partite mi lasciano orgoglioso di tutta la famiglia Tolentino perché ha dimostrato di lavorare sugli errori che sono stati fatti da settembre a tre partite fa. Forse è stato troppo tardi, però una reazione l'abbiamo data, abbiamo dato tutto fino alla fine e quindi oggi sono orgoglioso di tutti. Ecco. Guardando il bicchiere mezzo pieno in questa situazione non è certo facile, però quello che è lodevole è che da perlomeno l'ultimo 10 di campionato testa bassa e pedalare, come si dice in termini tecnico, vi siete impegnati al massimo. Sì, infatti ecco, le ultime tre partite sono venute fuori valori umani e tecnici che forse non eravamo riusciti a esprimere o almeno con continuità durante l'anno. Io penso che una stagione come questa faccia crescere molto di più,
di una stagione tranquilla di metà classifica, quindi soprattutto i ragazzi giovani devono far tesoro di questa stagione, perché quando si perde si va a migliorare di più sugli errori, quando si vince invece si tende a quasi non guardarli, no? E quindi dobbiamo far tesoro di questa stagione, degli errori che sono stati fatti. Queste ultime 3 partite ci lasciano la consapevolezza che forse non, i nostri valori non sono da ultimi in classifica, però ormai il campionato è finito e la classifica dice questo, però dentro di noi dobbiamo avere la convinzione che abbiamo delle qualità importanti e dobbiamo far tesoro di quello che è successo quest'anno. Grazie. Grazie a voi. Allora, mister, è stata una partita il cui risultato pesava fondamentalmente per l'esito finale del campionato, nonostante la sconfitta, però praticamente adesso ci sarà questa appendice per voi. Sì, dopo la sconfitta di oggi comunque dobbiamo fare lo spareggio e sapevamo benissimo che a noi ci serviva la vittoria, non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato per tutta la partita e poi però purtroppo abbiamo preso quel gol un po' rocambolesco e accettiamo il verdetto del campo, dai. E adesso praticamente dovrete attendere, a meno che non cambi lo scenario da qui a qualche minuto, l'eventuale formazione che praticamente verrà fuori, che dovrete affrontare tra lo spareggio tra Nottaresco e Montegiorgio. Sì, aspettiamo, adesso vediamo con la classifica avulsa chi è che dovremo incontrare, ci dovremo preparare al massimo come si prepareranno gli altri, sarà una bella partita. Ecco, mister, al di là di tutto, un bilancio su questo campionato non solo per la squadra, ma globalmente per quanto riguarda il girone F della Serie D. Ma è stato un campionato abbastanza equilibrato, abbiamo perso tante occasioni purtroppo, siamo una squadra giovane, si è costruita in quasi 2 giorni, abbiamo trovato delle difficoltà, stiamo ancora lavorando per toglierle, però adesso siamo arrivati all'ultima partita e ci sarà da lottare come abbiamo fatto fino adesso.